Dal Vangelo secondo Luca. Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Il Signore nel Vangelo di oggi ci invita a compiere alcune azioni, a chiedere perché possiamo ricevere, a cercare perché possiamo trovare e a bussare perché ci sia aperto. Il Signore ci invita insomma ad affidarci in tutto, nella totalità della nostra vita, perché chiedere, cercare e bussare realizzano tutte le situazioni di necessità nelle quali potremo venire a trovarci. Gesù allora ci invita ad affidarci al Padre buono che è nei cieli, perché è certo, dobbiamo essere certi a partire dalla sua parola che Egli è buono. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Noi, l'uomo, segnato dalla corruzione della natura umana, segnato dalla tendenza a compiere il male, all'essere cattivo, come dice il Signore in questo Vangelo, attraverso la grazia di Dio compie azioni buone, dimostra amore nei confronti di chi gli sta accanto. Allora quanto più il Signore, il Padre, che è buono, ci darà dono totalmente di ciò di cui abbiamo bisogno, se ci abbandoniamo tra le sue braccia, se ci affidiamo in tutto a Lui. E questo affidarsi in tutto, questo affidarsi totalmente a Dio, si realizza nel dono della somma di tutti i beni, che è il dono dello Spirito Santo, che non significa nient'altro che stare con Dio. Allora chiedere, cercare e bussare hanno come oggetto il chiedere lo Spirito Santo, il cercare la sua presenza nella nostra vita e il bussare alle porte del cuore di Dio perché questo Spirito ci sia donato. Queste tre azioni fanno sì che ciascuno di noi nella preghiera possa entrare nella relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, in questa relazione d'amore, in questa relazione alla quale siamo chiamati oggi ad affidarci nella preghiera, perché possiamo entrare anche noi in quel circolo d'amore, in quel circolo di carità che lega le tre persone divine e che ci invita poi a essere specchio del Padre, del Figlio e dello Spirito tra le persone che incontriamo nella nostra giornata.